Campobasso Alto una serie di scalinate che si arrampicano sul colle. È ospitato nel Palazzo Mazzarotta, il Museo Sannitico. Nelle due ampie sale del pian terreno c'è la Cotostoria, periodo che va dalla prima età del bronzo all'età del ferro. È proprio con la scoperta dei metalli, oltre 4.000 anni fa, che l'uomo compie un passo avanti. La pietra sostituisce strumenti più duttili e più efficaci per il lavoro e per la guerra. Ed i Sanniti erano un popolo di guerrieri. Non solo armi, anche oggetti d'ornamento. Tutti i reperti che si trovano qui provengono dagli scavi iniziati nell'Ottocento e proseguiti in seguito. Come sempre per le antiche civiltà sono oggetti che sono stati rinvenuti nei luoghi di sepoltura. Ora passiamo dalla sala con i reperti più antichi a questa grande vetrina. Non più armi, ma contenitori soprattutto in bronzo e in ceramica, rinvenute nelle sepolture sia di donne che di uomini che erano l'élite della società dell'epoca. Che avessero scambi commerciali con i popoli vicini, lo dicono anche gli oggetti rinvenuti come questi buccheri, tipica produzione etrusca. Il primo piano è dedicato ai Sanniti. I reperti provengono dalle sepolture e da santuari. Nel Molise si erano stanziati i Sanniti Pentri a nord e i Frentani a sud. Una particolarità che li distingueva erano questi grandi cinturoni di guerriero in bronzo. I Sanniti Frentani, per la loro vicinanza con la Puglia, risentivano di più gli influssi della Magna Grecia. Ed i loro manufatti sono più raffinati rispetto a quelli dei Pentri. La loro lingua era la lingua osca. Nella vetrina una copia della Tavola di Agnone, scritta in osco, che va da destra verso sinistra. Dai santuari provengono molte statue di Ercole. Era un dio caro ai Sanniti per la sua forza e per essere protettore dei greggi. Tra le divinità femminili prevaleva Venere. È una statua greca del V secolo a.C., una testa di divinità. Anche il culto dei Dioscuri era caro ai Sanniti, come anche quello di Dioniso. Saremo d'un piano e progrediamo nel tempo. In quest'ala è ricordato il Sannio Romano. Fanno bella mostra di sé nella sala queste anfore. Erano i contenitori per i liquidi, soprattutto vino e olio, che le navi trasportavano lungo il Mediterraneo. Sconfitti nella terza guerra sannitica, i Sanniti avevano perso la loro indipendenza, ma mantenuti usi e costumi. Due secoli dopo, nel 91-88 a.C., vennero ancora sconfitti nella guerra italica, da loro intrapresa per ottenere in pieno la cittadinanza romana. Ed invece persero anche quei benefici e vennero integrati a forza nella società e nella cultura romana, acquisendone usi e costumi. Questo gruppo scultoreo raffigura il viaggio nell'aldilà, trasportati da una biga. Incredibile la gran quantità di lucerne che sono state rinvenute nelle città di Sepino e di Larino e nelle case agricole del Basso Molise. Coprono un periodo dal primo secolo a.C. al tardo periodo imperiale, IV secolo d.C., da forme semplici a forme complesse e molto lavorate, e soprattutto con una comoda impugnatura. In questa vetrina particolari architettonici, i contenitori in ceramica e in vetro d'uso comune in una casa. La scultura importante per i Sanniti ora assume caratteri romani. Al centro in avorio la testa di Dioniso, in basso in bronzo il busto di Minerva, vengono da Sepino. Lungo la parete si trovano queste statue di età imperiale, questa al centro è Dioniso. E come abbiamo già visto, la scultura sannitica si richiama a modelli greco-romani. E questo è un frammento di altare dove è raffigurato un lare danzante.
Questa era una tabula patronatus, conferiva il patronato ad un cittadino illustre. Nello stesso piano c'è la sepoltura di un guerriero bulgaro, sepolto con il suo cavallo. Questo è il suo corredo funerario. I guerrieri bulgari erano stati chiamati qui dai Longobardi della Longobardia Minor per tener testa ai bizantini. E questo è l'anello di Alciak, il guerriero bulgaro. Nelle vetrine sono accolti numerosi gioielli che risentono l'influsso di diverse culture. Ed infine qualche testimonianza dell'Alto Medioevo.